Allora, lo abbiamo detto all'inizio del nostro telegiornale, di questo video che è stato realizzato da un tifoso del Fano, un video che sintetizza un po' le papere dei portieri avversari alla Maceratese. È un video che sta spopolando sulla rete ed è stato realizzato da Filippo Benvenuti, che abbiamo al telefono collegato con noi. Buonasera, Filippo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, siamo in diretta, quindi se è davanti al televisore, guardiamo questi 2 minuti di filmato e poi un breve commento per sapere un po' in retroscena. Vediamo. Va bene. Ecco qua. Allora, qualcuno diceva che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Filippo, benvenuti. Dunque, com'è venuta questa idea di realizzare questo montaggio, questo filmato? Perché chi ha seguito la partita del Fano in differita lunedì sera avrà sentito il nostro telecronista Sergio Catalani che dopo aver esultato da telecronista tifoso per il vantaggio della Vispesaro sulla capolista maceratese per 1-0, a un certo punto ha gridato allo scandalo quando gli è arrivata la notizia che il gol del pareggio era su una papera clamorosa, l'abbiamo vista, del portiere della Vis. Allora, ripeto, qui non stiamo accusando niente e nessuno, stiamo semplicemente commentando un video che sta spopolando sulla rete, che è stato realizzato da Filippo. Allora, Filippo, perché questo filmato che tra l'altro ha ripreso la Gazzetta dello Sport, mi pare, vero Filippo? Sì, esatto. La Gazzetta dello Sport l'ha pubblicato sul suo portale Gazzetta TV, quindi insomma sta veramente spopolando. Sì, esatto. Ma diciamo che il video è nato un po' per gioco, come tutti i lunedì sera, io mi guardo le repliche delle partite sia del Fano, poi vado su internet per curiosità a guardare le repliche dei servizi della Maceratese, che essendo la diretta concorrente del Fano per salire in Lega Pro, mi interessa. Dopo aver visto l'ennesima topica del portiere avversario alla Maceratese, in questo caso era il portiere della Vis, mi è venuto da sorridere e ho pensato, ma chissà che effetto fa vedere, diciamo, tutte queste papere di cui tutti sentiamo parlare, diciamo, in carrellata, in serie. E allora ho deciso così per gioco di scaricare i filmati e montarli per farmi due risate tra me e me. Poi dopo, un po' come si fa, diciamo, in questi tempi, ho caricato il video sia su Facebook che su YouTube e sinceramente
sono rimasto sorpreso anche io dell'impatto mediatico che ha avuto, perché se pensa che solo ieri, io l'ho caricato lunedì sera, e solo ieri ha avuto più di 7.000 visualizzazioni e un centinaio di condivisioni, insomma, sono rimasto sorpreso anche io. Poi oggi, quando mi è arrivata la notizia che era stato addirittura pubblicato sul sito della Gazzetta, sono un po' caduto dalla sedia, ecco, diciamo. Però beh, sono molto contento. In effetti, Filippo, presi singolarmente magari no, ma messi in fila uno come ha fatto lei, uno dietro l'altro, fanno un certo effetto. Un certo effetto. Sì, esatto, e sicuramente faranno discutere. Probabilmente, insomma, adesso ripeto, nessuno discute nulla e nessuno sta accusando nessuno. Quindi stiamo semplicemente guardando delle immagini. Ha fatto sorridere, effettivamente... diciamo, la fortuna sfacciata che, diciamo, sta baciando la Maceratese, buon esatto, per loro, ecco, esatto, voglio dire. Esatto. Allora, intanto, grazie per aver, grazie a voi. Per aver commentato e per averci detto come è nata questa iniziativa, della quale sicuramente si continuerà a discutere. Buon lavoro e a questo punto occhi aperti, perché vedremo anche il prosieguo di questo campionato. Ancora ci sono, credo, 8-9 partite, no, mi pare? Sì, ci sono rimaste ancora, mi pare, 9 partite. Speriamo che il Fano possa recuperare, anche se la Maceratese è una squadra molto forte, molto come forte, possiamo vedere, chiaro, dalle immagini. Certo. È molto aiutata dalla fortuna. Certo. Grazie allora a Filippo Benvenuti.